Sì, quando finì la guerra, successo che il ponte di Parona li aveva bombardati i tedeschi, perciò la linea del Brennero la si interrompeva Piscantina. E allora veniva giù questi internati. Allora il parroco e cercava. Ma sa, dopo la guerra era un caos tremendo. La filanda, quelle che lavorava, in estate non le lavorava, le faceva il lavoro stagionale, da ottobre fino ai primi di maggio, dopo le ragazze le andava tutte alla frutta. E allora, tornando a casa, si vede che la Diselac ha bisogno. E il prete, le sta il primo il prete a cercare queste ragazze. E capirà dopo la guerra, con tutto quel caos che era. E non le partia, perché l'era speciale, mia sorella. L'era una persona speciale. La viene a casa, noi altri abitiamo in una casa, si figura. Cinque in di una stanza si dormiva. Però l'era la vita così. E la viene e la dice, mamma, se quella lì è a casa adesso, è meglio che la mi dà una mano, che lei abbia bisogno di questa parola. Perché che era anche di pisciore di me, non è mia né là, perché là, che era i pidocchi, là che erano i vagoni che veniva. Vagoni con dentro cosa? Con I vagoni chiusi, dei vagoni bestiame, dentro? con dentro i prigionieri che tornava dalla Germania. Gli internati, gli si fermava, la stazione era Piscantina. Da lì la voce la si è sparsa. È intervenuta anche l'opera pontificia. Sai, i preti parlano le parrocchie che lì si ferma sto treno dei prigionieri e tornava da tutti i paesi, qui nell'Alta Italia. Da tutti i paesi, fino a Bologna veniva a Torli. Dopo Bologna, e restava lì un par di giorni, ma dopo i che cavò il vestito, perché il vestito non era vestito, era stracci. Non che ne era vestito, i gomiti fora, le scarpe lì che cospago. Ma la cosa, allora va su con mia sorella, e la andava a piedi perché non era buona ad andare in bicicletta. E mi partì in bicicletta e non si è su. Anche a me. Ai balconi, lì vicino, era una distilleria. Lì che ne aveva una delle sorelle che lavorava. E anche quella, da mezzogiorno e fin alle 2 che le scominciava, con la fiola del direttore, le andava fuori a aiutare. In pratica cosa consisteva questa Andare cosa? a dargli da mangiare. Gli ha portato su delle pentole, il ricovero, gli ha dato pentole. E lì, insomma, se arrivava che veniva queste prodotte. Ma Era un'assistenza praticamente. assistenza, mi sta segnando anche in piedi. E quando ho visto che si verse il vagone, e pochi veniva giù che saltava giù il salo, bisognava aiutarli. Ma quando si versea, bisognava mettersi il fazzoletto al naso. Una roba, e venne la Croce Rossa, Ghera Dubrai Medici, uno giovane, mi ricordo il nome, che la sposa una qua da Piscantina, Piscantina da Villa Maria, e un altro e tre Croce Rossine con l'infermiera. E lì dove si fermava, al campo, l'era questo magazzino che nasceva dentro, ed è fuori Ghera come una tettoia. E si infilava lì fuori che da sene da mangiare. Però veniva aiuto anche di americani.